li descrivo comunque, sono sempre questi sorti di poncho rettangolari con il buco che indossate, okay. Un po' più pesanti del solito. E un'ultima cosa, questa gratuita. Visto che siete diretti verso nord, vi consiglio di evitare la foresta di funghi giganti. Lo faremo. Ok, quindi noi più o meno adesso siamo qua. Voi adesso siete qua. Ok. Siete vicini. Per evitarla, perché dobbiamo evitarla secondo te? Perché è un posto pericoloso. A causa di... Non ne ho idea, semplicemente la gente non sembra molto a posto da quelle parti. Ok, aspettate, se noi siamo qua, qui c'è un fiume, possiamo costeggiare il fiume e passare qua. Sì, semplicemente c'è. Esatto. Da dove hai preso quell'enorme cane bavoso? Li alleviamo. E dove? Un po' dappertutto, ce ne sono molti da noi nell'alto piano del ferro, però ovviamente si possono trovare dovunque ci sia un orco del ferro. Andremo a cercare. Beh, grazie mille per l'aiuto, grazie per i capotti. Buona fortuna, cercatori. Beh, anzi, no, è vero, è un orco, cacciatori. E diffondi la parola. E buona fortuna a te, non hai idea di quanto è stato fortunato a volare per quella tizia, se no sarebbe mega morto questo tizio. C'è un motivo se l'ho fatto apposta, sta cosa. Arca vacca. E buona fortuna a te, compare. Certo, poi avrei dovuto uccidervi brutalmente, però. Sì. Chiudervi in un'arena finché non sareste morti. Sarebbe stato un po' noioso all'inizio della campagna finirla subito. Perfetto, dai, andiamo verso l'Isnigobello. Allora. Ok, arrivate vicino a questa enorme foresta di funghi enormi. Questa è la foresta che diceva. È molto inquietante, all'interno è davvero molto molto buio. Direi di costeggiare il fiume come avete detto. Io ho cagato già Felion. Ok. Non è un problema. Però non è che sono con lui. Sono una capra. Sei non io. Insultarmi. Ti toccherà pulire quando avremo finito. Sì, posso anche mangiarmi. Ok, quindi costeggiate a sud o a nord? Da che parte? No, a sud. Okay. Andiamo a sud. E arrivate verso sera alla Cordigliera dei Giganti. Ok. Tra l'altro avete delle provviste? No. È una merda. Le abbiamo comprate da abbiamo messo una giornata ad arrivare, quando arriviamo mangiamo. Volete fare un flashback di voi che avete comprato della roba da mangiare? Sì. Te lo ricordo bene. Una miseria a testa, grazie. Mi sono dimenticato. Va bene. Una miseria a testa, però sono razioni per tutto il viaggio. Ah, ok. Razioni. Non avere niente di soldi, scusa. Abbiamo appena vinto un po' di soldi. Io ho preso un po' di soldi. Poi ho speso per la tua shibana. E una miseria. E poi un'altra miseria. Per adesso, per le azioni. Ah, ma. Quindi ne hai tre. E appunto, lui ne segnate zero. Com'è possibile? Perché? No, aspetta, lui ne aveva già tre da prima e un po' di soldi. E un po' di soldi. E poi ho speso una per shibana e poi una reazione per tutto il viaggio. Quindi hai ancora un po' di soldi e una miseria. Sì, esatto. Ma perché lui fa i trattini sottilissimi, non si vedono, pensavo fosse tutto vuoto, infatti ho detto, quindi tu sei ancora il più ricco del gruppo. Okay. Yeah! Evviva! Com'è per questo loro. Forte dei giganti? È una montagna, è una catena montuosa gigantesca. Ah, ok. Accoglienza? Niente? No. Zero. Ti senti giusto un pochino a casa, ma giusto perché fa un po' freddo e c'è un po' di ghiaccio, però è praticamente la Teronia per te. Oh, porca miseria. Vabbè, siamo a casa. Meno male non muoviamo di freddo. Giusto, i ferri non sopportano il viaggio nel freddo? Sono degli animali pelosi. Sono fatti apposta. Comunque ci tengo a precisare, oltre ad essere fascista e comunista, è anche offensivo nei confronti dei suoi tali. Yeah. Sì. Era per dirlo in maniera più veloce. Perché sennò a quanto pare non si va avanti. Ok. Quindi entriamo in città e cerchiamo una locanda dove stare. No. In città. Siete su una montagna. Stiamo attraversando le montagne. No, i giganti non sono parte del popolo oscuro perché non hanno. Sono più stupidi dei troll. E totalmente. Basta, dobbiamo. Sono quasi animali praticamente. Niente, avevo sentito la parola. Dobbiamo superare il valico. Qualcuno ha detto forte dei giganti, però. Ok, superato il valico, poi scenderemo a valle. Allora ci accampiamo lì per.
la serata, a meno che non vogliamo scalare di notte, ma non no, credo un omicidio. Va bene. Io ho la vista oscura, posso vederlo notte? No? Beh, io ho guardia. Cioè, con un numero minimo 5. No, gli orchi possono vedere al buio. Ah, no? Erano gli orchi, volevo farlo. Sì, ma quelli del buio. No, tutti. No, ah, tutti. Tutti gli orchi possono vedere al buio. Allora, che cazzo servono gli orchi del buio? Gli orchi della notte perché sono quelli che hanno permesso a tutti gli orchi di vedere al buio, però i loro discendenti sono tutti oscuri con gli occhi luminosi, eccetera. Ah, ok, molto figo. Voglio fare un test per vedere che genere di magia c'è nelle vicinanze. O anche a ritroso nel tempo, se non so, c'è stata una guerra o cazzate simili. Opa, 19 più 5. È il mio numero oggi. Sempre 24, sì. Ok. Senti un leggero bagliore magico in cima alla montagna. Cioè, non in cima, ma sul versante della montagna. Mm-hmm. Ok. E basta. E basta. Basta. Che di che colore è questo bagliore magico? Non lo vedi. Ah, ok. Ah, no, effettivamente posso... È vero. Sembra... scuro, tipo nero o qualcosa del genere. Mm. Nero bluastro. Il mio è in mezzo al bianco. Ragazzi, c'è una cosa che luccica là, però pazienza. Non lo vedete. È lontano, ci arriverete domani. Va bene. Quindi ci accampiamo. Sì, io voglio torturare un po' Shibana prima di andare a dormire. Un po' ci riesco. Cioè, se no cacciagione una roba del genere qua vicino. Niente. Siamo sulle montagne. Vabbè, quindi recuperiamo siamo troppo tutto. In basso. Recuperiamo tutto. Sì. Stavamo pensando che l'avete già fatto, però. Sì. E per no, lui ha fatto qualche tiro col glifo poi. Ma non contava, ma l'ha perso così tanto. Ah, ok. Allora, pronto. Ah cazzo, devo togliermi anche l'armatura fisica visto che avevo usato la magia sul bivio. Ok, beh. Volete fare qualcosa di particolare? Un po' conoscerci meglio. E ne sarebbe anche ora. Esatto. Non so quanto voglio conoscere meglio voi. Non lo so. Del tipo, basta, cioè... Ah no, è vero, Shibana non parla mai, però urla per quando ha torture. Era questa la cosa. Ok. E mi ricordo che qualcuno aveva provato a... Se non urlasse non l'avrei comprato. Mi pare che qualcuno aveva provato a farle del male, ma non aveva fatto neanche una smorfia. Lui aveva provato forse a farle qualcosa. No, mi ha chiesto punzecchiata. Davvero? O sì. Lui o... No, è stato lui. Sì, sono sempre stato io. Era curioso e ha fatto così. È fu curioso. Certo. Giusto, dove cavolo l'hai comprata? Sulla mia, dove c'è il serpente. Ah. E vediamo le persone sull'isola dei serpenti, non hai idea di quale è l'ora di una storia. Oh Gesù. Ci sono un sacco di esseri stranissimi, ci sono esseri che non ho neanche mai visto in giro io. Davvero? O esseri di cui non conosco neanche il nome. Ma tipo tutte le razze le mandate a schiavi? Sì, ci sono anche gli elfi là. Oh, vabbè, sì, quello là. Sì, l'avevo capito. Anche elfi oscuri. Non anche sono... elfi glaciali. Va bene, va benissimo. We are the worst. Sai che divertente è dar da mangiare a elfi glaciali ad altri elfi glaciali? Ci divertiamo un sacco su quell'isola. Io non faccio domande. Cioè, le ho fatte, però pazienza. Te ne penti. Giusto, ci sono per caso anche dei signori delle anime? Sì, probabilmente sì. No. I signori delle anime sono estinti da quel che sapete. No, da quanto... Ma con gli esseri che abbiamo là dentro non ci sono esseri estinti lì dentro. Tu non lo sai. Forse, sono, può essere. Tipo, ci sono alcune stanze che non ho mai visto neanch'io. Più che altro i signori delle anime sono tra i membri più potenti del popolo oscuro, quindi schiavizzarli la vedo un po' dura. Di solito sono loro che schiavizzano tutti gli altri. Sì. Se ci sono non lo so. Cioè, io se ci sono sono a capo dell'isola e non lo sai, perché potrebbero essere travestiti da cappe nere. Mettiamola da questo altro punto di vista. Io non ne ho mai visti. Ok. Quindi cioè, io lo so a rigor di aver studiato e tutto il resto, sono mollicci con gli occhiettini luminosi e dentini. Mai visti. Ma pazienza. Tu hai mai visto un glifo biffo? Che? Un glifo biffo? È una creatura buffa. Se me lo descrivi ci trasforma a brivido. No! Mi cambi il colore per farlo diventare. So che fanno schifo. Porca miseria. Qualcuno di voi ha... Ah, la magia se ne va. Ah, davvero? Sì. Passato un giorno. Pazienza. Sì.
sì. Poi che ci provo. No, quando ci saremo da altre persone, però sì.